Acipe annulo de manu petri. E noveris direzione principis apostolorum, direzione tua nell'Ecclesia Arborari. Aurorem Dei onnipotentis e santorum apostolorum Petri e Paolo, tibi comitimus titulum Sant' Antoni Patavini de Urbe, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Questa riflessione ricavata da una sorpresa feconda, vorrei tirare semplicemente una conseguenza per voi, fratelli cardinali, e per il vostro collegio. E vorrei esprimerla con un'immagine, quella dell'orchestra. Usiamo tante queste immagini. Il collegio cardinalizio è chiamato a somigliare a un'orchestra sinfonica, che rappresenta la sinfonicità e la sinodalità della Chiesa. Dico anche la sinodalità, non solo perché siamo alla vigilia della prima assemblea del Sinodo, che ha proprio questo tema, ma perché mi pare che la metafora dell'orchestra possa illuminare bene il carattere sinodale della Chiesa. Una sinfonia vive dalla sapiente composizione dei timbri, dei diversi strumenti. Ognuno dà il suo apporto, a volte da solo, a volte unito a qualcun altro, a volte con tutto l'insieme. La diversità è necessario e indispensabile, ma ogni suono deve concorrere al disegno comune. E per questo è fondamentale l'ascolto reciproco,